Alle mie spalle si stanno allestendo dei banchi, delle panche, come se dovesse ricrearsi l'atmosfera della tombola. Ma perché? Natale è ancora un po' lontano. Lo chiediamo al padrone di casa, Gino Bartolucci. Allora, perché state riallestendo la tombola? La tombola, diciamo, comincia la festa della Cresciamatta, ecco. Fino lì siamo tutti convinti. Però noi in anticipo, giovedì domani, naturalmente, dedicheremo una serata ai terremotati di Preci, no? L'associazione di Preci. Preci è un piccolo comune vicino a Norcia. Noi il 2 giugno come Proloco e a Tre Ponti siamo andati con un pullman a trovarli là e abbiamo trovato una cosa, le TV delle volte, non quello che si vede in TV non rende l'idea, un dramma. Naturalmente poi noi a Preci abbiamo oramai adottato, no? Il macellaio di Preci, Alesi Roberto, che oramai praticamente non manca mai nei nostri eventi. Preci erano 700 persone, adesso ne sono rimasti meno di 200, perciò capisci che è la difficoltà. Perciò noi quando possiamo, sabato, domenica sarà la nostra Cresciamatta a vendere i loro prodotti, che sono dei prodotti eccezionali. Domani faremo una cena. È obbligatorio una giocata a tombola da 5 euro, perciò una cena, capisci, dove mangeremo un primo, la cresciamatta, la piadina, le salsicce, tutta una cena in certo. Tutti i requisiti. Sarebbe importante prenotarsi, no? Perché è al 348 27 15 070, che è il mio numero, perciò poi giocheremo a tombola con i prodotti di Roberto, i suoi formaggi, i suoi salumi, naturalmente, perché vogliamo essere vicini in due modi, no? Il raccolto e i loro prodotti, e la loro qualità. Quindi domani a Tre Ponti, tombola di beneficenza, ore 20, cartella unica 5 euro, però si mangia e si fa del bene a chi in questo momento sicuramente se la passa molto molto peggio di noi.